Bentrovati, prima di presentarvi l'ospite di questa puntata di Politica e dintorni, io vorrei leggervi soltanto qualche passaggio, un paio di passaggi, poi ci torniamo, della lettera che l'ospite mi ha inviato qualche giorno fa. Mi scuso con lui se abbiamo un po' ritardato questo incontro. È una lettera in cui dice, tra le altre cose, ho servito la politica dedicando anni della mia vita ad uomini di alto profilo e in assoluta riservatezza solo per passione e amicizia. Quel che sta accadendo nella nostra provincia mi lascia sempre più interdetto. Siamo eredi di personalità politiche e culturali che hanno contribuito alla storia del paese ed ora vedo l'Irpinia ridotta a terra di conquista da parte di personaggi assetati di potere e di protagonismo ignorante. Ben trovato a Ilario Spiniello, grazie per la lettera, perché poi ci dà spunto non per parlare del passato, no, ma per cercare di capire attraverso persone che sono stati comunque testimoni del passato, della storia politica di questa provincia, da collaboratore di Nicola Vanceno, da segretario di Nicola Vanceno per molti anni, quanti anni? Una quarantina, 40, credo, no? 40 circa, 40, 69-2007. Tantissimi anni, per cui, no, come si dice, ne ha potute vedere e sentire di cotte e di crude in tutto questo periodo. Io partirei da qui, Spiniello, e cioè, innanzitutto, che cosa la spinge a scrivere questa lettera, che poi è la lettera di un cittadino irpino che ha osservato per tanti anni le cose che accadevano, è stato testimone, ripeto, di quella storia politica e che oggi avverte la necessità di un po' di ribellarsi. Ecco, io l'ho letto come una ribellione interiore, anche se un po' indistinta. E che cosa l'ha spinta? Lei è pensionato tranquillamente, sta tranquillo, no? Se ne potrebbe stare a crescere i nipotini. È Cosa l'ha vero. spinta? Innanzitutto ringrazio il direttore che ha voluto intervistarmi dopo la mia lettera. Nasce dall'angoscia di questa decadenza che c'è in questa provincia, direttore. Guardi, una cosa, ho assistito tanti anni alla vita politica della nostra provincia, ma c'è una decadenza verso il basso che fa paura. Ma fa paura veramente, nessuno si interessa di problemi, nessuno. Si parla solo di fatti, di interessi personali e basta. Non, nessuno affronta i problemi reali della nostra provincia. Oggi leggevo sul giornale il disastro da parte dei sindacati che può succedere nel prossimo autunno. Mi meraviglia che i sindacati si accorgano solo oggi del disastro. Sono anni che nessuno si interessa dei problemi e difende i problemi della nostra gente. Così certamente nasce questo mio desiderio di mandarle questa lettera, questa ribellione come lei l'ha chiamata, ma perché? Perché dico io che posso fare? Sono un semplice cittadino, però ho pensato di inviarle questa lettera tentando che lei potesse farsene interprete e fare qualcosa, smuovere le coscienze di questa nostra Beh, gente, di questa nostra società. io la ringrazio per la stima, anche per l'affetto, evidentemente. Cerchiamo di fare il nostro mestiere, nel senso di rappresentare i problemi, e poi smuovere le coscienze diventa un problema un po', no, molto più complesso, molto più difficile. Però mi incuriosiva, Spiniello, questa sua lettera. Perché oggi lei non ha assolutamente niente da chiedere, niente da attendersi, non soltanto perché siamo coetanei, immagino, insomma, c'è un'età, c'è un po' di età, ma è pensionato, quindi Siamo oltre i 70 ormai. sta fuori dall'agone politico, eccetera, così come è stato per tutti gli anni di collaborazione con Mancino, è stato sempre dietro le quinte, non ha mai chiesto di candidarsi, eccetera. Per cui è un testimone attendibile. Allora, volevo prendere soltanto in prestito da lei la prima cosa che ha detto. Oggi la politica in questa provincia è caduta troppo in basso e nessuno si interessa più dei problemi. Le due cose sono collegate. Lei sa, come me, forse meglio di me, sa che
proprio la classe politica che ha preceduto questa attuale veniva messa sotto accusa da sinistra e anche da destra perché non risolveva i problemi. Ecco, qual è la sua risposta al riguardo? Guarda, io posso capire, certo, non tutto è andato perfetto in 40 anni, però tra non dire nel fare niente e fare qualcosa c'è già una bella differenza. Negli anni passati c'era una classe dirigente che si confrontava, discuteva i problemi, dava un indirizzo programmatico di sviluppo alla nostra provincia. Oggi non esiste più niente. Noi abbiamo 5 parlamentari di un partito di maggioranza relativa in Italia, di questa provincia, che non esistono. Non esistono, ma veramente, nel vero senso della parola. Ho l'impressione che non sanno neanche i paesi della provincia dove si trovano. Non è possibile, dico, questa città. Io lo faccio, questa mia lettera è scaturita dall'amore di questa provincia, per la provincia, per la città di Avellino, che vedo sempre scendere più giù culturalmente, a livello di confronto, non c'è più niente, succedono solo cose inaudite. Però il fatto che ci sia poco confronto, Spiniello, ecco, lei non ritiene che tutto sommato questo riguarda un po' non soltanto la provincia di Avellino, riguarda un po' tutto il paese, no? Perché c'è stato c'è una crisi molto molto profonda della politica nel suo insieme, dei partiti politici in modo particolare? Certamente c'è una crisi dei partiti, i quali hanno demandato o delegato, se vuole direttore, la risoluzione dei problemi dagli anni 90 alla magistratura. Alla magistratura è la legge Bassanini che delegò ai dirigenti amministrativi dei vari enti e dei comuni la risoluzione dei problemi. Da allora non si è capito più niente. Io credo che è stata una grossa sciagura, un mio pensiero personale, per carità. Tutti ne parlano bene di mani pulite. Io dico che è stata una sciagura per l'Italia, perché alla fine, dopo tutto quel trambusto, cosa succede? 4-5 condannati. E nient'altro, non ci fu altro. Cosa che oggi succede tutti i giorni. Oggi c'è una corruzione in giro che fa paura. Arrestano decine e decine di persone negli enti pubblici per corruzione. Ieri che cosa esisteva? C'erano forse le percentuali che prendevano i partiti per mantenere la vita dei partiti, ma erano 5-10 partiti. Oggi c'è un dilagare della corruzione paurosa, paurosa. Tutto conseguenza di questa delega data alla magistratura, poi, perché la politica non conta più niente, secondo me. Perché nessuno si interessa dei problemi reali della gente. Però leggo così con un attimo di perplessità l'ultima cosa che diceva, d'altra parte possiamo esprimere le nostre opinioni, cioè la delega della politica, se ho capito bene, alla magistratura ha alimentato la corruzione, non mi pare, insomma, ecco, dico, meno male che ci sta un po' di magistratura. Ha delegato la legge Bassanini. Aprì la strada, perché la legge Bassanini ha tolto il potere ai politici e ha dato tutto ai dirigenti. Da allora non si è capito più niente, poi si è messa la magistratura. Ogni problema oggi lo risolve la magistratura, non risolve più un'amministrazione, se ci fa caso, direttore. Su ogni problema, su ogni controversia, interviene la magistratura per risolvere i problemi, nel bene e nel male. Io ho un pessimo giudizio perché il 99%, 95% della magistratura sono persone corrette, serie, ma anche per esperienza personale le dico che la magistratura c'è un 5% che fa protagonismo assoluto, ecco, per emergere e per tentare di fare le scalate. Ecco. Lei non ritiene però, a proposito della magistratura che interviene, la magistratura ha l'obbligo di intervenire rispetto alla legge che c'è. Ad esempio c'è il contestatissimo abuso d'ufficio, a te che finalmente si parla di riforma dell'abuso d'ufficio, che consente alla magistratura di intervenire, giustamente la magistratura soggiace soltanto alla legge, no? Quindi di intervenire, però c'è poi quello che diceva lei,
cioè la burocrazia che si ferma, che si blocca per paura appunto di mettere una firma, si una blocca firmetta. Tutto, è tutto bloccato perché tutti hanno paura di mettere una firma. La cosa grave, perché poi tornando sul problema che non si mette nessuna firma per risolvere un problema, è che i dirigenti delegati a risolvere il problema non firmano e intanto si prendono le indennità di dirigenza ogni anno, 40-50 mila euro a seconda dei posti che occupano, extra, senza mettere le firme. Questo. Allora se non volete firmare dovete andare via da dirigente. Questo è un bel tema, questo è un bel tema, questo è certamente un bel tema. Dai, parliamo di qualche problema della provincia di Avellino che in qualche modo l'ha vista coinvolta, l'ha vista protagonista o comunque all'interno di un consiglio di amministrazione importante, quale è stato quello dell'altocalore durante il periodo in cui, se ricordo bene, era presidente Franco D'Ercole del consiglio di amministrazione e lei. Parliamo del 2010-2013. Ecco, lei era in quel consiglio di amministrazione. La domanda, anche perché se ne sta parlando in questi giorni, no? È un tema molto molto attuale, come spiega lei dal suo punto di vista, che l'ha vista la cosa, l'ha vissuta, che l'altocalore abbia potuto accumulare un indebitamento, una massa debitoria di quelle dimensioni? Ma io ritengo l'accusa principale che si fa al debito dell'altocalore la fanno l'ex senatore De Luca per la gestione dei suoi anni. Io non è che devo difendere De Luca perché non ha bisogno di essere difeso da me, sa difendersi da solo. Però i debiti dell'altocalore vengono da altri problemi, secondo il mio modestissimo pensiero. L'altocalore fino al 2003 era un consorzio di comuni, i quali comuni ogni anno versavano circa 3 miliardi delle vecchie lire come quota sociale ogni anno, che sono circa 2 milioni di euro giornalieri di oggi. 2 milioni di euro che non hanno più versato dal 2003 come quota societaria, si faccia il calcolo, direttore, dal 2003 al 2020 sono 17 anni, per due sono i primi 34 milioni. Inoltre c'è un altro problema che nessuno dice forse per questioni politiche. Le riparazioni che fa l'azienda Alto Calore ai comuni nel perimetro urbano dovrebbero essere di competenza dei comuni. E l'Alto Calore spende la bellezza dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni all'anno per le riparazioni, che l'80% sono riparazioni dei perimetri urbani. Queste riparazioni dovrebbero essere pagate dai comuni che non pagano. Ma la cosa poi, e sono altre, calcoliamo altri 2 milioni all'anno da quanto è diventata società, per 17 sono altri 34 milioni all'anno diventati complessivamente. 34 e 34 sono 68 milioni, ecco il debito dell'altocalore. Come se ne esce? Come si esce da questo tunnel? Vede, io rispetto moltissimo le sue opinioni, specialmente quando non coincidono. No, specialmente quando non coincidono con le mie, perché credo che sia giusto rispettare le opinioni di tutti. Io dell'altocalore ho un'idea probabilmente un po' così, no? Un po' estremista, ecco, in negativo, però anche questa è una mia opinione soltanto. Ma per dire qualche cosa anche di costruttivo, come se ne esce? Come si fa? Io lo sto dicendo da quando stavo al Consiglio di amministrazione. Bisognava fare una forzatura e mettere con le spalle al muro la regione. Perché? Perché l'altocalore, le dico un'altra spesa che sopporta l'altocalore gestisce gli impianti che sono di proprietà della regione Campania. E questa spesa annua tra elettricità, manutenzione e personale costa circa 25 milioni all'altocalore. 25 milioni annui. Allora io ho sempre detto, ma scusate, la regione è proprietaria di questi impianti. Allora, o ci dà un contributo fisso, stabilito per legge regionale, perché sono di sua proprietà, oppure se li prende e se li gestisce da sola, oppure entra come capitale sociale, visto che tutti vogliamo l'acqua pubblica, però nessuno fa niente, allora entrasse nel capitale sociale dell'altocalore e si risolvono i problemi. Una delle tre cose sono
Secondo me tutte e tre plausibile, caro direttore. Certo. Senta, il suo punto di vista sull'acqua pubblica nel senso di gestione pubblica oppure certo. gestione privata dell'acqua, qual è la sua opinione? Io ritengo che deve rimanere pubblica, perché se va in mano ai privati salta il controllo di gestione, salta il controllo di fatturazione. Non si sa dove potremmo arrivare con i costi. Già abbiamo costi alti oggi, in rispetto a Benevento, per esempio. Noi abbiamo costi alti proprio per la gestione di questa manutenzione agli impianti, che sono di proprietà della Regione, di costi altissimi di energia elettrica. L'Alto Valore spende la bellezza dai 15 ai 18 milioni di energia elettrica all'anno. Non ritiene lei che comunque nella gestione dell'Alto Calore, senza riferirci a nessun periodo in particolare e anche al netto del periodo, diciamo, nero, quello delle tangenti, ci sono state anche quelle, è storia, è cronaca, ma non ritiene che nell'Alto Calore ci sia stata, oggi non so, ma ci sia stata un po' troppa gente rispetto a quello che poteva servire, un numero di dipendenti eccessivo o no? Forse sì, io non dico di no, potrebbe anche essere questo una parte di verità, però la verità maggiore sono i costi di gestione di impianti che non sono nostri, che non sono dell'Alto Valore. La Regione bisogna che se ne faccia carico, ma pensi un po', direttore, no? Qualche anno fa, non ricordo se la Giunta De Luca regionale o la Giunta Caldoro, la GORI, società che gestisce e distribuisce l'acqua nella città di Napoli, ha fatto una transazione con la Regione, perché la GORI che cosa fa? Riceve l'acqua dagli impianti della Regione Campania, del Matese, e la distribuisce a Napoli. Per 10-15 anni non ha pagato i costi dell'acqua che riceveva la Regione, ha fatto una transazione, le hanno fatto un abbuono di 130 milioni di euro. Una pazziella, guarda, 130 milioni, una cosa enorme. Allora dico, la Regione che vuole fare? Gli impianti sono i suoi, non ci vuole dare costi di manutenzione, non ci vuole dare costi di gestione, entrasse nella società, si ricapitalizzasse la società e entrasse nella società, anche perché i comuni non hanno soldi. Senta, lei accennava prima ai parlamentari, 5 Stelle, forse, se mi consente, magari anche esagerando un po', nel senso che non conosco i nostri paesi, probabilmente, non lo so, credo che li conoscano, giusto per... Ho i miei dubbi. La sua era una battuta estrema. Ecco, però, bisogna riconoscere una cosa ai 5 Stelle, bisogna riconoscere che quando sono intervenuti, no, e le elezioni del 2018 lo hanno poi dimostrato, sono intervenuti con forza, hanno avuto una fiducia larghissima, c'è stata questa rivoluzione. Circa il 50% no? in provincia di Avellino. Ma tantissimo, specialmente nel sud Italia, certo. Poi, specialmente in provincia di Avellino. Ecco, in che cosa secondo lei poi hanno deluso? La mancanza di conoscenza dei problemi innanzitutto. Sono, se lei li ascolta per televisione quando vengono intervistati, ripetono sempre la stessa cosa, a memoria. Noi facciamo questo, noi facciamo quello, ma nessuno fa proposte concrete. La nostra provincia è in grave crisi. Le dicevo prima, i sindacati oggi si accorgono che sarà un disastro, ma questa rappresentanza politica... Noi quando avevamo 5 parlamentari della Democrazia Cristiana abbiamo comandato l'Italia, direttore, non so se lei se lo ricorda benissimo, credo. Comandavano l'Italia e tentavano anche di risolvere, forse. Senta, come abbiamo comandato? Un tuffo così, no, nella memoria, come abbiamo comandato? Certamente. Prendiamoci il merito così, no, certamente collettivo. Anche sbagliando in alcune cose, per carità, non tutti riescono, sono perfetti, secondo me la perfezione non esiste. Però almeno hanno tentato di fare, di produrre benessere, di costruire un certo futuro, un indirizzo sia politico sia industriale di questa provincia, che forse non è andato tutto come doveva andare,
Però hanno tentato di fare. Oggi la crisi industriale, quelle poche industrie che ci sono in questa provincia, sono abbandonate a se stesse. La Novolegna è stata chiusa. Ha sentito qualche parlamentare... Però qui una domandina cattiva gliela devo fare, no? Sì. Una sola. Allora, abbiamo avuto certamente anche questa storia, una classe dirigente politica in questa provincia che si è imposta all'attenzione del paese, che ha governato il paese, di fatto lo ha governato. Ecco, ma lei non ritiene che se oggi abbiamo questa classe dirigente che lei in qualche modo lamenta, ne lamenta la capacità, ne lamenta la qualità, non ritiene che una parte di responsabilità anche abbastanza vistosa sia proprio di quella vecchia classe dirigente politica che magari non ha selezionato, non ha fatto crescere, ha mantenuto i bambini nella culla, così, no? Questa è l'accusa che viene fatta continuamente alla vecchia classe dirigente. No, io non è un'accusa, no, una no, riflessione. No, non da parte sua. No, ma io a livello generalizzato, dico, certo. a livello proprio diffuso questo problema, un po' tutti, pure le persone con cui discuto, incontro ogni tanto, parlo, sai, dicono tutti la stessa cosa. Io ho un pensiero diverso. Io ho un pensiero diverso perché, avendo vissuto alcune situazioni, dico che in parte è anche questo, ma non è solo questo. Quanto, andiamo un po' indietro di qualche anno, quando il partito di maggioranza assoluta di questa provincia nominava qualche rappresentante, presidente, rappresentante negli enti, dopo 6 mesi erano tutti contro di nuovo, diventavano autonomi, senza, pure a 30 anni, no, uno che a 30, 33 anni diventa presidente dell'ATO, mi devi dire, direttore, cosa si aspetta di più a 33 anni? Presidente di un ente d'ambito, dopo 6 mesi, un anno, è contro chi l'ha eletto. E come doveva farlo crescere questo gruppo nuovo dirigente, la vecchia gestione politica? Cioè, lei dice che c'è stata tanta ingratitudine, tanta... No, ma più che ingratitudine, arrivismo, guardi, io sono convinto che la gratitudine in politica non esiste. Ma almeno, dico, il rispetto nelle cose, guardi, dico, un po' di rispetto dovrebbe sempre rimanere nei comportamenti delle persone. La gratitudine, così, è solo... Cioè, immaginare. Mi permetto di tradurre, no? Lei, se ho interpretato bene... personaggi come Mancino, quello al quale lei è stato più vicino, per 40 anni, che non sono pochi, sono tanti davvero, personaggi come Ciriaco De Mita, poi Gargani e Gerardo Bianco, quando si sono accorti che, avendo tentato, no, di allevare un poco di classe dirigente, quando si sono accorti che i signori nuovi della classe dirigente hanno preso armi e bagagli, si sono rivoltati, hanno detto, beh, a questo punto fermiamoci un po'. Io mi domando, domando anche a me stesso, che avrebbero dovuto fare? Io ti nomino oggi presidente di una società, come partito, il rappresentante del partito. Dopo 6 mesi tu incominci a farmi la battaglia contro, è colpa mia che non faccio crescere classe dirigente? Sarà anche colpa mia, forse per aver scelto te e non qualcun altro che poteva crescere come classe dirigente. Devo confessare che questo è un punto di riflessione che mi mancava, oggettivamente mi mancava. Guarda, per questo la ringrazio. Senta, no, guardi, direttore, se mi permette, se lei pensa un po' a tutte le nomine fatte negli anni della gestione della vecchia classe dirigente nostra, della Democrazia Cristiana, tutte le persone nominate, perché loro, la vecchia classe dirigente, si era costruito il potere con anni di studio e di confronto, ma la nuova classe dirigente che doveva venire fuori, appena nominata, passavano tutti contro subito, perché poi non ho capito cosa volevano, perché se uno ha 30 anni, 33 anni, Lello De Stefano, posso fare il nome perché è un mio carissimo amico, diventa presidente dell'ATO a 33 anni, e dopo 6 mesi me lo trovo contro, io che devo fare? E così in tante altre parti... Mi costringerà, ad invitare Lello De Stefano. Vabbè, io ho detto una per cosa. Dire la sua, no, certamente. Era apertamente contro, non Senta, è che abbiamo sto soltanto qualche minuto, abbiamo soltanto qualche minuto. Mi sono permesso di fare il nome di Lello De Stefano perché è un amico. Ma questa storia
del sindaco di Avellino, uno dei sindaci di Avellino, Galasso, si racconta, no? Non so se è una leggenda metropolitana oppure se sia vero, che la colpa tra virgolette, poi non capirei manco perché colpa, sia stata sua. È vera questa storia? Galasso che viene scelto come sindaco? Guardi, io ho gestito, Scelto da, naturalmente dal partito, non... c'è stato il mio sostegno certamente, però io vengo da circa 40 campagne elettorali, direttore, nei 40 anni, tra amministrative, comunali, provinciali, regionali, politiche. Ho fatto circa 40 campagne elettorali. Io ritengo che la persona che più è rimasta nel cuore degli avellinesi come sindaco sia Enzo Venezia. Lo vedo, c'ho la constatazione quasi tutti i giorni, pure quando si incontrano le persone, sai, ne parlano tutti con piacere di Enzo Venezia. Un ottimo sindaco sarebbe stato De Nunno se non fosse stato circondato da persone che l'hanno sviato un po', secondo me. Non voglio esagerare, ma quanto. Il compianto di Nunno, che è un mio carissimo amico, io non l'ho mai disturbato, da segretario del Presidente del Senato non l'ho mai disturbato. Una sola volta mi permise di dirgli una cosa, ma nell'interesse della città. Quando Bassolino gli chiese di fare il CDR a Piano Tardine, io lo chiamai e dico, Antò, guarda, secondo me noi facciamo la pattumiera di Napoli in questa provincia, andando a fare il CDR a Piano Tardine. E così avvenne dopo, eh. Il CDR di Avellino è stata la pattumiera di tutti i rifiuti di Napoli. È vero che per tanti anni ci avevano sostenuto nel ritirare i nostri rifiuti nella provincia di Napoli, però questa era una cosa che si poteva evitare perché il CDR a Piano Tardine è al centro di molti abitanti, sono 2.000 abitanti intorno al CDR di Atripalto. Abbiamo un minuto, Galasso, la storia di Galasso, Galasso. Galasso nasce da una titubanza dei dirigenti politici di allora che forse non erano sicuri di vincere, avevano paura che si potesse perdere al comune di Avellino. Io, nonostante ciò, gli avevo detto che c'era un'alternativa, di cui non faccio il nome, che era disponibile a candidarsi come sindaco. A loro non andava bene e allora dico: vabbè, prendiamoci Galasso e prendiamo il 65% al primo turno, come poi avvenne. Quindi ha avuto ragione. Sì, Ha avuto ragione su Galasso. Senta, un'ultima battuta. Abbiamo parlato un po' del passato, della vecchia classe dirigente, dei sindaci di Avellino. Io le chiedo un giudizio, naturalmente la pregherei molto molto corretto, come nel suo stile, sull'attuale amministrazione comunale. Ecco, sembrerebbe strano se non ne parlassimo proprio. guarda, l'attuale amministrazione comunale, tenga presente che questa amministrazione che regge le sorti del comune di Avellino è stata eletta col 20% dei voti del popolo, degli elettori di Avellino. Perché il 20-21% ha preso l'attuale amministrazione, il 20% ha preso il concorrente. Sono andati a votare in 20.000 persone contro i 46.000 elettori che sono del Vabbè, ma comune di funziona Avellino. così però, funziona così. Ma questa è una legge scellerata, io dico che è una legge scellerata perché poi che cosa Ma comportano sono le queste? percentuali che si calcolano, quindi Però possiamo... la legge migliore è quella delle regionali, che anche se uno vince con un solo voto va ad amministrare. Cosa comporta invece il doppio turno? Che non va a votare nessuno, il 30% del primo turno non va a votare, sistematicamente è Cioè, un capisco che dato. non le piace proprio questa Cioè, amministrazione. Il non è che suo non mi giudizio piace, non è... dico Non le che piace sul piano politico, non... è preso molte volte dall'arroganza del potere il sindaco Festa. Ha fatto due o tre cose ultimamente, guarda che sono rimasto sbigottito. Come si fa? Ma come si fa? Dico questa cosa dell'assembramento, no? Potevo uscirne tranquillamente, visto che è un giovane. È stato un momento, chiedo scusa alla città, è stato un momento di entusiasmo giovanile, mi sono fatto prendere. Finiva lì. Invece no, si è voluto controbattere, fare guerra, così pure sulle strisce via Matteotti. Dico, vabbè, ma c'è un errore, c'è un errore, c'è una legge, c'è una legge. È quasi un invito alla disobbedienza. Quella problematica delle strisce, guarda, sembra una stupidaggine, ma la sua posizione è quasi un invito alla disobbedienza civile. Fermiamoci qua.
Fermiamoci qua, diversamente dobbiamo invitare anche Feste e fare un'altra replica. Io gli voglio bene. E c'è il generale Augusto. Certamente, tutti gli vogliamo bene. Bene, grazie Leo Spiniello per essere stato con noi, grazie per la lettera. D'altra parte, di lettere ne arrivano tante qui, no? Anche di richieste. Quando c'è una motivazione bella, forte, noi ascoltiamo tutti, ci mancherebbe altro. Devo ringraziare la Spiniello, ci ha rinfrescato un po' la memoria su cose degli anni passati. Su cose del passato, grazie, ma sono certamente sempre contributi, opinioni che si possono condividere o non naturalmente, ma sempre rispettabilissime. Grazie ancora Spiniello, grazie a voi. Arrivederci con la prossima. Grazie a lei, direttore, che mi ha ospitato gentilmente.